MedBrains, la nostra società, si propone di rendere il mercato dei farmaci più sicuro di quello che è attualmente, in sostanza in due modi. Da una parte vuole migliorare le attività di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche per consentire a loro di monitorare eventuali problemi segnalati da medici e cittadini in modo più efficiente, più moderno, più divertente. Dall'altra parte vogliamo dare strumenti per il pubblico per un uso più appropriato dei medicinali. Diciamo che vogliamo modernizzare il foglietto illustrativo. Abbiamo due prodotti. Uno si chiama Ground ed è rivolto alle aziende farmaceutiche, l'altro si chiama PharmaGuide ed è rivolto al pubblico, agli utilizzatori finali dei farmaci. Ground vuole migliorare le attività di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche, essendo un software moderno, efficiente, con un'interfaccia amichevole, e la principale innovazione è quella di fornire strumenti di supporto a questa attività di intelligenza artificiale per una revisione automatica delle schede, una classificazione automatica dei problemi che possono essere dati dai farmaci e degli avvertimenti automatici dati agli uffici di farmacovigilanza quando un potenziale problema sta per verificarsi. Il prodotto destinato invece al grande pubblico, agli utilizzatori finali, si chiama PharmaGuide. È un sito che vuole essere accessibile, usabile, facilmente ricercabile. Si propone di rendere appunto accessibile, digitalizzare quello che è il foglietto illustrativo dei farmaci. Ora mi immagino che il mercato, che riusciremo a conquistare il mercato all'inizio delle piccole aziende farmaceutiche, quelle che magari sono ancora scoperte del software, che cercano soluzioni più innovative e proposte di mercato più aggressive, e pian piano riusciremo a penetrare anche il mercato medio-alto delle aziende farmaceutiche. Questo per quanto riguarda Ground. Per quanto riguarda PharmaGuide, ci buttiamo secondo me in un mercato che è nuovo. Su internet c'è un'informazione sui farmaci che non è di qualità, manca proprio un'informazione di qualità, un'informazione fruibile, un'informazione diversa. Ci proponiamo di essere quello che, per fare un esempio, TripAdvisor è diventato per i ristoranti, cioè vogliamo essere il riferimento per chi cerca le informazioni sui farmaci. Thank you.